Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Continuiamo ad occuparci degli abbinamenti tra gli arcani maggiori dei tarocchi e i loro significati divinatori. È il turno della papessa. Andiamo adesso a vedere un po' questo arcano insieme alle altre 21 carte degli arcani maggiori. Cosa ci può indicare? Con il matto è un invito a non soffermarsi troppo su questioni che non sono in realtà così importanti come sembra. È il caso di pensare di meno, in quanto a volte l'unico vero problema è proprio quello del pensare troppo, il rimuginare troppo. La papessa con il matto invita quindi a rilassarsi, a prendere le cose con più leggerezza e a proseguire sul proprio percorso senza scervellarsi troppo e inutilmente. Con il bagatto siamo di fronte ad una situazione nella quale è meglio non essere precipitosi, anche se ci sentiamo pronti ad affrontare una prova impegnativa in qualsiasi campo. È forse invece il caso di rivedere il tutto e di non tuffarci in situazioni senza avere prima una visione completa dei fatti. La papessa con il bagatto inoltre rassicura sul fatto che qualsiasi progetto abbiamo per la testa, siamo in grado di realizzarlo, ma con la giusta preparazione. Con l'imperatrice è un invito al dialogo, all'approfondire una questione che ci sta a cuore, a valutare bene tutti i pro e i contro prima di prendere una decisione. Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi. Possiamo ascoltare i consigli di tutti, ma alla fine la decisione definitiva spetta a noi. Questa coppia di carte può indicare inoltre una maternità, così come la necessità di prendere posizione in una questione delicata. Con l'imperatore per lo più indica un esame superato, una prova passata, un problema che viene risolto e in generale un progetto che viene portato a termine con buoni risultati, magari anche grazie ai consigli di una persona saggia e fidata. Se ci sono dubbi o incertezze, è bene prendersi del tempo prima di decidere e rimandare quindi decisioni anche importanti. Con il Papa siamo in presenza di una ottima coppia di carte, in quanto segnalano un rapporto di coppia stabile, duraturo, maturo, una intesa forse più mentale che fisica, ma proprio per questo si tratta di un rapporto destinato a durare nel tempo. Che sia un rapporto di tipo professionale oppure sentimentale, questa coppia di carte indica stabilità, armonia, rispetto reciproco. Con gli amanti indica la necessità, soprattutto in campo affettivo, di fare chiarezza, di prendere delle decisioni, di mettere tutto nero su bianco. Non è il caso di mantenere un piede in due scarpe, ma piuttosto di affrontare energicamente una situazione per arrivare al più presto ad una soluzione che vada bene per tutti. In generale indica incertezza, insicurezza. Con il carro la papessa suggerisce di non prendere decisioni affrettate, di approfondire un argomento, una questione, prima di procedere, in quanto qualcosa potrebbe sfuggire al controllo del consultante. Si tratta di un abbinamento che in generale mette in guardia il consultante e consiglia di non dare nulla per scontato, ma di approfondire la questione che ci interessa il prima possibile e soprattutto prima di agire. Con la giustizia indica un temporaneo periodo di difficoltà, preoccupazioni, timori. Ma questo abbinamento indica comunque il non perdere le speranze perché qualsiasi sia il problema che ci preoccupa, verrà presto risolto, superato. Si tratta quindi soltanto di un intoppo temporaneo. Indica inoltre l'arrivo di una buona notizia, soprattutto inerenti il lavoro, lo studio, la sfera professionale. Con l'eremita la papessa rappresenta una fase di inquietudine, di preoccupazione eccessiva, un isolamento che però non è giustificato. È quindi un abbinamento che invita a rivedere una questione da un punto di vista differente. Le cose non sono sempre così negative come pensiamo.
non serve perdere il sonno per problemi che in realtà non sono così grandi. In alcuni casi la papessa con l'eremita può indicare il bisogno di fare pulizia intorno a noi, di allontanarci da persone e situazioni negative che non fanno per noi. Con la ruota della fortuna, la papessa ci sprona ad avere maggiore fiducia in noi stessi, a tirare fuori il meglio di noi e ad approfittare delle buone occasioni che la vita ci riserva. Indica infatti una prossima novità, una nuova occasione, un qualcosa da prendere al volo. Bisogna approfittare del momento e avere il coraggio di osare, anche se temiamo di non farcela, perché in realtà non è così. Con la forza, la papessa suggerisce di evitare scontri diretti. In generale, di non usare la forza fisica perché non è necessario, ma dobbiamo essere aperti al dialogo e al confronto. La nostra forza deve essere più mentale che fisica. Questo abbinamento indica inoltre che si hanno le capacità necessarie per affrontare e risolvere un problema, per superare un ostacolo. E ancora, se abbiamo esami da affrontare, delle prove, un concorso, andiamo fiduciosi, siamo preparati e il risultato non può che essere in nostro favore. Con l'appeso indica un blocco, un senso di impotenza, uno stato di sofferenza, ma per lo più di tipo psichico. Può indicare infatti stanchezza, depressione, abbattimento, soprattutto perché sembra che le cose non vadano come noi vorremmo. Ma la saggezza della papessa suggerisce di vedere le cose da un punto di vista diverso, di approfittare di questa pausa, soprattutto per riflettere e per rigenerarci e in seguito ripartire con le idee più chiare. Con la morte la papessa consiglia di accettare il naturale corso degli eventi, a non ribellarsi e a non sprecare inutilmente le proprie energie verso situazioni o persone che non possiamo cambiare. Non sempre riceviamo quello che diamo, ma insistere vuol dire soltanto perdere tempo e prolungare uno stato di sofferenza, di impotenza. Impariamo invece a lasciare andare il vecchio per fare spazio al nuovo. Con la temperanza questa coppia di carte rappresenta un invito alla calma, alla pazienza. Magari è il caso di rallentare il passo e di procedere in modo più cauto, più tranquillo. Non è sempre necessario correre e fare tutto di fretta, soprattutto se sentiamo che questo correre ci mette in difficoltà. In generale rappresenta una situazione che va migliorando, che evolve positivamente, anche se non velocemente come noi vorremmo. Con il diavolo la papessa indica agitazione, nervosismo, stress, discussioni continue. È il caso di darsi una calmata, di farci aiutare da un professionista se pensiamo di non farcela da soli. In ogni caso la papessa con il diavolo rappresenta un periodo di sbandamento, di sregolatezza, l'andare contro i propri principi morali ed invita quindi a cambiare direzione, a darsi una regolata. Con la torre la papessa indica un evento, una situazione con la quale abbiamo perso il controllo, facendo letteralmente precipitare la situazione. Ma piangere e disperarsi non serve. Piuttosto cerchiamo di capire quale lezione dobbiamo imparare, raccogliamo i cocci e rimettiamoci in cammino. In alcuni casi questo abbinamento può segnalare una separazione, un divorzio, un legame che giunge al capolinea. Con le stelle la papessa ci rincuora, le cose non vanno così male come pensiamo, stiamo attraversando magari un periodo di sconforto, di tristezza, ma questo non deve assolutamente farci perdere la speranza, perché quello che desideriamo è ancora per noi raggiungibile. E quindi invita a ritrovare la fiducia in noi stessi e a dedicarci alle cose che amiamo e che desideriamo. Con la luna la papessa invita a non dare spazio a pensieri cupi, tenebrosi. Non sempre le cose sono complicate come noi pensiamo. Una situazione non chiara può essere facilmente risolta con il giusto approccio. Inoltre suggerisce di farsi coraggio, affrontare una questione magari per noi scomoda,
ma che in realtà riusciremo a gestire nel migliore dei modi. Con il sole la papessa rappresenta una ripresa, una fase delicata che viene finalmente superata, soprattutto grazie all'impegno del consultante che ha saputo gestire la faccenda in modo ottimale. In generale indica una situazione di difficoltà dalla quale ormai il consultante sta venendo fuori ed invita quindi a stare sereni, a non preoccuparsi inutilmente, ormai il peggio è passato. Con il giudizio la papessa annuncia delle buone novità in arrivo. Finalmente gli sforzi saranno premiati e quello che desideriamo arriva a noi, portando serenità ed equilibrio. Questo abbinamento fa riferimento in generale ad un evento atteso magari da tempo, quindi ad esempio un esame da superare, una proposta che viene accettata, in alcuni casi anche l'arrivo di una gravidanza desiderata da molto tempo. Con il mondo, la papessa non può che rappresentare una ottima accoppiata. La papessa, infatti, insieme al mondo, segnalano una vittoria, un successo, un traguardo raggiunto probabilmente dopo parecchio tempo e dopo tanto impegno. Non è più il caso di ripensare agli sforzi fatti, alla fatica affrontata, ma è il momento di godersi il meritato successo. Con gli abbinamenti della papessa e gli altri arcani maggiori abbiamo terminato. Se avete qualsiasi cosa da chiedermi potete farlo sotto nei commenti o tramite email, se preferite contattarmi privatamente. Nel prossimo video andremo a vedere gli abbinamenti dell'imperatrice. Per ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!